innanzitutto come funziona questo, come funzionerà questo master e i numeri di questo master? Master è finanziato dalla Regione Piemonte con lo strumento dell'alto apprendistato. Questo vuol dire che una decina di aziende andranno ad assumere una quindicina di persone in totale che per i prossimi 2 anni lavoreranno e allo stesso tempo studieranno, andando a seguire 400 ore di lezione in totale presso il Dipartimento di Informatica, corsi di AI dal lato più tecnico fino a corsi di etica dell'AI insegnati da docenti del Dipartimento di Giurisprudenza, e poi in azienda per 800 ore lavoreranno su progetti specifici legati all'intelligenza artificiale e seguiti da docenti del Dipartimento di Informatica. Le aziende riceveranno dalla regione per 3 anni degli sgravi fiscali, è circa il 30%, ma soprattutto avranno l'opportunità di attrarre gente brava, motivata e che verrà preparata su questi temi di avanguardia che sono quelli dell'intelligenza artificiale. A questo proposito, professore, l'intelligenza artificiale è un tema di straordinaria attualità. Giusto qualche tempo fa, addirittura il presidente Putin ha detto: il paese che sarà leader nell'intelligenza artificiale dominerà il mondo. È un'esagerazione? Allora, sì, sulle AI ci sono posizioni molto estreme, provocherà la fine del mondo, come suggerito da Elon Musk, grande imprenditore, come sappiamo, che ha creato SpaceX, Tesla, eccetera, a posizioni più ottimistiche. Non credo che sia solo l'intelligenza artificiale da sola che permetterà il dominio del mondo, se mai ci sarà, ma il fatto di avere dei dati e poi elaborati grazie all'intelligenza artificiale. Quindi il primo passo è avere grandi quantità di dati e poi andare a applicare sopra tecniche di machine learning o deep learning, come è chiamato attualmente, da cui poter fare previsioni. Quale sarà l'ambito e la conseguenza di questi strumenti è difficile da dire. C'è un lato estremamente positivo per tutti quanti, dall'ambito medico a self-driving cars, la robotica, e ci sono però molti rischi, dalle perdite di lavoro almeno nel breve termine, all'intrusione nella nostra vita, alla delega a imprenditori che gestiscono queste tecnologie, di molti aspetti, molte parte delle nostre decisioni. Di questo tema si occuperà la multi-stakeholder conference del G7 che si terrà a Torino, alla Reggia di Venaria, lunedì 25, nella quale sono coordinatore scientifico della sessione su Benefits of AI, in cui si andrà a discutere non tanto la tecnologia quanto l'accettabilità, i rischi e che cosa si può fare per andare verso valori condivisi nella regolazione dell'intelligenza artificiale a livello mondiale. L'Italia come è stata da questo punto di vista? Bene, a partire da Torino, in cui al Dipartimento di Informatica abbiamo un grosso gruppo di docenti e ricercatori che si occupano di intelligenza artificiale, abbiamo una grande associazione italiana di intelligenza artificiale che coordina i vari gruppi di ricerca in giro per l'Italia. Però se andiamo a vedere le statistiche, dei 60 miliardi di dollari investiti in ricerca e sviluppo nell'ambito AI, più del 60% sono negli Stati Uniti, 20% in Cina e il rimanente nel resto del mondo. Quindi è dura competere, ci sarà un enorme drenaggio di persone, di risorse qualificate, perché c'è una grande richiesta, come dimostra anche il master che andiamo a aprire, in cui ha riscosso un grande successo in termini di interesse da parte delle imprese da un lato, e anche da parte di proposte di studenti, non solo di informatica, ma anche di fisica e economia, che hanno mandato il loro curriculum alle aziende per vedere se erano interessate all'assunzione.